Per inserire le opere in vendita sul sito quadri-olio.com bisogna inserire lo username e la password e cliccare su accesso. Una volta entrato nel sito bisogna cliccare su metti in vendita le tue opere. Quindi a questo punto bisogna inserire la propria foto come avatar della galleria. Quindi cliccando su sfoglia si va nel proprio PC, si seleziona una propria foto da inserire nel sito e si clicca su Start Upload. Si attende che il sito carichi la foto e bisogna attendere, se in questo caso, l'abilitazione da parte dello staff della foto. A questo punto creiamo la categoria principale, che è la categoria col nome dell'artista, ad esempio Alberto Rossi, eccetera, e scriviamo la descrizione dell'artista, quindi pittore di Milano, eccetera, eccetera, e clicchiamo su Create. Una volta creata la categoria principale, bisogna creare la sottocategoria. Sottocategoria si intende paesaggi, cioè quello che l'artista realizza, le opere che l'artista realizza, paesaggi, natura morta, nudi, astratti, eccetera. Quindi selezionando la galleria principale scriviamo la sottocategoria, ad esempio paesaggi, come si vede nel video, oppure fiori, e la descrizione della sottocategoria, quindi dipinti di fiori oppure dipinti di paesaggi, insomma qua potete scrivere insomma quello che volete e poi cliccare su Create. Ecco, adesso abbiamo creato la galleria principale e la sottocategoria. Per ogni operazione ovviamente ci vuole l'abilitazione da parte dello staff. Ora che abbiamo creato la sottocategoria, andiamo a inserire le immagini. Selezionando la sottocategoria, ad esempio fiori o paesaggi, eccetera, eccetera, clicchiamo su sfoglia e andiamo a prendere nel nostro computer l'immagine delle opere dell'opera che vogliamo vendere. Ci scriviamo il titolo dell'opera in questo formato, ad esempio campo di fiori, puntini puntini, euro 150. Mettiamo il prezzo già nel titolo e poi nella descrizione inseriamo il nome del pittore, ad esempio Alberto Rossi, punto e virgola, il titolo dell'opera, campo di fiori, la dimensione dell'opera, ad esempio 50 per 50 centimetri. Inseriamo la disponibilità dell'opera, se è disponibilità immediata oppure disponibilità 5 giorni, 10 giorni, eccetera, e così via. E poi inseriamo il prezzo, euro, in questo caso come esempio 150. Clicchiamo su Start Upload. In questo modo abbiamo caricato la prima immagine. La prima immagine. Volendo caricarne un'altra, ripetiamo l'operazione. Quindi clicchiamo su sfoglia, selezioniamo la seconda immagine, che vogliamo inserire in questa galleria, inseriamo il titolo col prezzo e la descrizione esattamente come abbiamo visto prima. Ti ricordo che comunque, per ogni opera inserita occorre l'abilitazione da parte dello staff, che di solito avviene entro le 24 ore dalla pubblicazione. Questo è necessario perché comunque lo staff deve inserire il pulsante acquista, che permette appunto all'acquirente di acquistare l'opera, e quindi ci vuole del tempo insomma per questa implementazione. A questo proposito ti informo che comunque per ogni variazione di prezzo delle opere inserite devi prima necessariamente informare attraverso mail lo staff di quadri-olio.com. Ecco, adesso abbiamo visto anche questo esempio. Questa operazione bisogna farla per ogni sottocategoria. Diciamo che la categoria principale rimane il nome dell'artista. E le sottocategorie sono il tipo di opere che realizza, ad esempio paesaggi, nudi, eccetera. Per ogni categoria bisogna inserire le immagini che poi andranno a far parte della home.
Quindi poi per tutte le modifiche occorre cliccare su metti in vendita le tue opere. Ecco, una volta ricevuta l'abilitazione da parte dello staff, l'acquirente potrà comprare, acquistare le opere che hai inserito nel sito. Questo diventerà, l'autorizzazione diventerà verde, non più rossa, e quindi potrai vendere direttamente le tue opere sul sito. Inoltre nel sito c'è la guida all'uso che ti permette di leggere e di stampare, attraverso queste iconcine che vedi, tutte le indicazioni che ti ho dato adesso attraverso il video. Inoltre puoi anche utilizzare il tuo profilo privato per pubblicare i tuoi eventi e per pubblicare le tue opere di presentazione, le tue mostre, eccetera. Inoltre c'è l'ebook gratuito per gli iscritti Come vendere i quadri online, che ti insegna ad utilizzare dei trucchi di web marketing, di SEO, di video marketing, eccetera. Una guida molto molto interessante. Questo è tutto, ti auguro buon lavoro con quadri-olio.com.